Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono super contenta perché finalmente è arrivato, neanche 5 minuti fa, dadan, un pacco gigante di Pink Panda. Allora, oggi volevo spacchettare con voi subito la nuova e prima mystery bag, appunto, dell'anno 2021 che acquisto su Pink Panda. Ed è la mystery bag di San Valentino, la Love is in the Air. Spero di averla pronunciata giusta, sapete che le mie pronunce sono sempre le migliori. Ed è la mystery bag, appunto, edizione San Valentino. Dadan! Quindi, tra l'altro, è rosa, in tinta con la mia felpina. Quindi adesso, forbice alla mano, tutto l'haul del pacco. E ragazzi, credetemi che ho fatto un haul gigantesco, anche perché ho speso quasi 100 euro. Ma voglio farvi un video a parte, poi scoprirete il motivo. Oggi voglio spacchettare con voi solo la mystery bag, quindi iniziamo! Allora, per acquistare questa mystery bag, innanzitutto è bellissima perché, guardatela, ve la faccio vedere bene, non fate caso alle unghie che devo rimettere lo smalto, ma va bene, è completamente tutta rosa e per prenderla bisognava fare un ordine di almeno 30 euro, appunto, sento una cosa gelata all'interno. Boh, adesso comunque l'apriamo, sono munita di forbice. Stavo dicendo, per prendere bisognava fare un acquisto di 30 euro sul sito e poi mettere nel carrello di scegliere qualsiasi cosa che c'era appunto sul sito di Pink Panda. E poi nel carrellino, una volta raggiunta questa somma, bisognava aggiungere il codice Love Bag, Love scritto in maiuscolo col trattino Love Bag. Questa qua di preciso. Allora, è la Love is in the Air Mystery Bag, non so che volume è, ma comunque no, non riesco a trovarla, comunque appena uscita io sono volata a prenderla. Ragazzi, direi proprio che è ora di spacchettare, anche perché bisognava prendere appunto 30 euro di roba, io ho preso 100 euro di roba, ma ho preso tante cose che mi servivano, poi vi faccio un video dedicato solo mega haul di Pink Panda. Cominciamo, innanzitutto è troppo carina. Cominciamo a tagliare. Dadan! Allora, prima guardate voi, peschiamo. Come facciamo? Peschiamo, dai. Prima vi faccio sbirciare a voi, io mi giro dall'altra parte. Spero che sia intravisto. L'unica cosa che so già che c'è all'interno, perché il sito lo diceva già, uno dei prodotti che troviamo all'interno è proprio la una delle palette best seller di Essence. Quindi andiamo a pescare immediatamente, appunto, con la mano cerco di capire qual è. Infatti, dadan, questo è l'unico prodotto che c'era all'interno della mystery bag, che si sapeva già perché era già detto dal sito, comunque è tutto imballato, ragazzi, benissimo, anche nel pacco i vari prodotti sono tutti imballati con tanta tanta carta, questa qua con le bollicine. Apriamo, wow, oh che carina la scritta, c'è scritto follow your heart, oh heart, io con l'inglese sono sempre una delle migliori, ma guardate che carina la palette. E questa dice di essere una delle palette, appunto, come vi ho detto prima, best seller del sito di Essence. Adesso con la forbicina, perché non voglio rovinarla, vado a rimuovere la pellicolina perché la voglio aprire. Comunque la carta la buttiamo, dopo buttiamo tutto. Comunque sono molto contenta di questa palettina perché di palette Essence ne ho davvero pochissime e sono molto 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 curiosa di provarla, infatti ci truccheremo assolutamente in uno dei video futuri. C'è la pellicolina all'interno, la togliamo, dietro è ok, c'ha 9 ombretti, è tutta sui colori nude, ve la faccio vedere anche dietro. E quando si apre, dada, che carina, questa è la classica palette, un mega specchio. E questa, no vabbè, innanzitutto le cialde sono super mega giganti e poi penso proprio che sia una palette portabile da tutti i giorni, ve la metto vicino, eccole qui, queste sono le colorazioni, quanto è carina. Questa è davvero
una sorpresina molto gradita. Poi fatemi sapere se secondo voi valgono questi soldi, appunto la mystery bag, e come la trovate voi. Primo prodotto super promosso, non promosso. Andiamo avanti a pescare. Ok, vabbè, queste si sa che ogni tanto nelle mystery bag si trovano non solo make up ma anche skin care. Infatti ho trovato questa qua, l'ho già provata come maschera ed è davvero bollente sul viso ma ottima. Ed è la Red Hot Sauna Detox Your Skin. Comunque è una maschera detox ed è calda sul viso. Ed è davvero anche questa, diciamo, super gradita, perché sapete la mia passione sfrenata per le maschere. Quindi i due prodotti assolutamente promossa per ora. Andiamo avanti perché ce ne dovrebbero essere ancora due. Da-dan! Che cos'è? Oh, un rossettino, ecco, questo è un brand che ho sempre visto su Pinpanda, ma non ho mai avuto il coraggio di acquistare perché mi ha sempre ispirato ma non mi ha mai convinto ad acquistare. E poi questa è la volta buona per provare almeno un prodotto di questo brand. Il brand in questione è, non so se si pronuncia Weibo o Weibo, non so come si pronuncia. Comunque questo è un matte lipstick, già che è matte è già promosso. La colorazione è Russian Beauty, ve lo faccio vedere anche da vicino, eccolo qui, e questo è il pack esterno, scusate ma i pack così tutti specchiati sparaflashano sempre un casino, vado sempre ad aiutarmi con la pellicolina, perché è sempre un macello aprirlo, in questo caso mi dovevo munire di pinzettine, ma non le ho prese. Comunque, vediamo, perché dal cartone dovrebbe essere un rosso, no, un fucsia, fucsia magari anche metallizzato, lo vediamo subito. Beh, innanzitutto è gelato, è molto elegante, devo dire il pack, molto molto elegante, siete pronti? Già che è matte, sulla... Si chiama Adorable, sì, e già che è matte, perché sulla confezione c'è scritto che è matte, io vado matta di rossetti opà. No, vabbè ragazzi, che carino! Allora, il pack è così, la cosa che mi ha fatto rimanere benissimo è, a parte il rosso, che se mi conoscete, se mi seguite, sapete che uno dei miei colori preferiti per i rossetti è appunto il rosso. E ragazzi, ma guardate cosa c'è disegnato sul rossetto. Spero che si veda, c'è un labbro, la forma delle labbra è troppo troppo bella, guardate che meraviglia, vediamo subito, ma mi dispiace anche swatcharlo, bello, bel rosso davvero, è un rosso però non è un rosso natalizio, un rosso forte, è un rosso ciliegia con una punta di fucsia all'interno, però davvero molto molto carino. Dal colore del pack mi sembrava, diciamo, pensavo che fosse stato più fucsia, invece davvero carinissimo. Intanto che scopriamo l'ultimo prodottino della mystery bag, speriamo che si asciuga, perché qua c'è scritto matte lipstick, quindi dovrebbe essere opaco, cosa che io amo, i cosi opachi. Ultimo prodotto, penso proprio di sì, e poi abbiamo finito la nostra mystery bag. Ah, innanzitutto tenerlo in mano mi sto congelando, tra il rossetto e questo prodotto che adesso vi dirò e scopriremo insieme cos'è, wow, adesso ve lo dico, non so qual è più freddo, è Super Facialist o Facialist, comunque è una mist idratante, ecco. Diciamo che nella mystery bag ci sono due prodotti skincare e due prodotti makeup. Secondo me come iniziare l'anno in bellezza con la mystery bag, visto che questa è la prima mystery bag dell'anno, secondo me super promossa e siamo iniziati già wow. Diciamo che stiamo iniziando bene l'anno con Pinpanda, vedremo la prossima, però la prima è già promossissima per me. Questa qui voglio vedere subito, fatemi leggere bene dietro, il problema è che non c'è un italiano. Perfetto,
Comunque, allora, sensitive skin, cioè pelli sensibili, ok, è all'aloe e alla rosa, perché c'è anche il foglio, il disegno del petalo. Ho già tolto il tappino, quindi in teoria è una mist idratante per pelli sensibili, calmante, rinfrescante, perché c'è scritto calm and refresh, quindi calmante, sì, e rinfrescante, dovrebbe essere così. Boh, proviamola, vediamo se bisogna aprire. La profumazione è qualcosa... No, vabbè, è promossissima questa mystery bag, ragazzi. Comunque la profumazione è stupenda. Sa di rosa ed è qualcosa di fantastico. Adesso ce la andiamo a spruzzare. No, vabbè, ragazzi, innanzitutto il getto, lo spruzzo della... Cioè, non è proprio... Subito ad impatto, vediamo se si sta asciugando. No, vabbè, però è bello il colore. Comunque, il getto sembra un po' il setting spray di Huda, che ha quel getto molto diffuso, ecco, non subito ad impatto che vi fa la doccia. E la profumazione, allora, l'aloe non lo sento, ma sento tantissimo la rosa, ed è come adesso che mi avete preso una rosa, ce l'ho fissa in continuazione sotto al naso. Davvero molto molto gradita, e questa la userò di sicuro la mattina. Integrerò la mia skincare con questa super mist per la faccia idratante. Ragazzi, per me la mystery bag è super promossa. Questi erano i 4 prodottini che abbiamo trovato. Io sono super felice, finalmente una mystery bag come si deve, almeno per i miei gusti, però sono curiosa di aspettare nei commenti i vostri gusti e cosa ne pensate appunto di questa mystery bag, se ne è valsa la pena, diciamo, comprare tutte le cose che ho comprato, che poi vedrete nel prossimo video su Pinpanda, per prenderla, perché... Se non fosse uscita lei, io non avrei fatto l'ordine su Pinpanda, avrei aspettato a prendere le cosine che ho preso, che poi saprete. La mystery bag ve la rifaccio vedere, e questi vi rifaccio vedere gli ultimi 4, cioè i prodotti che abbiamo trovato. Due make up e 2 skincare. Magari per gli amanti del make up e per gli amanti della skincare, secondo me questa mystery bag, diciamo che accontenta un po' tutti. Io vi mando un bacio grosso grosso grosso. Questo però non si asciuga, e non è che mi piaccia tanto la cosa, perché c'è scritto matte, ma qua o sono matta io o non si asciuga. Vabbè, però troppo carino. Ci vediamo in un prossimo video, e fatemi sapere se l'avete presa anche voi e cosa ci avete trovato. Un bacio, ciao.